12 e 31 minuti in questo istante, buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi lunedì 4 marzo iniziamo una nuova settimana in compagnia di un comitato di quartiere. È un graditissimo ritorno, lo abbiamo visto spesso, abbiamo visto anche Milano Storytelling Awards. Insomma, ci teniamo sempre a dare spazio quando hanno qualche iniziativa da venirci a raccontare, praticamente ogni giorno, perché veramente non stanno mai fermi. Parlo del Comitato Quartiere Muggiano. Buongiorno, buongiorno. A Giada Rinaldi. Buongiorno, grazie Fabio. Mille, buongiorno tornata. A voi, grazie per averci invitato come sempre. Grazie mille. Come vedete dal titolo di questa puntata, oggi parliamo di carnevale. È il carnevale ambrosiano, quando tutti gli altri smettono di festeggiare, noi a Milano si inizia a festeggiare. Esatto. Lo facciamo perché insomma dobbiamo sempre farci riconoscere. Esatto. Pensa, leggevo ieri che sembra che sia proprio una cosa nata da Sant'Ambrogio direttamente. Sì. Che chiese ai milanesi: aspettate a iniziare la quaresima perché sono via, devo tornare. Sì, doveva rientrare. No, aspettate a fare la quaresima, quindi noi ci fate la settimana di festa. Esatto. In più rispetto agli altri. Esatto. Anche Muggiano non si esime dal far festa. No, nel senso, dobbiamo fare festa, non manchiamo mai. Cioè, a parte gli scherzi, è qualche anno che si festeggia il carnevale a Muggiano. Quest'anno ringraziamo il Municipio 7, abbiamo messo in piedi un carnevale più strutturato, più grande, in previsione dei prossimi. Che dovranno essere con molta probabilità ancora più strutturati, e una sorta di competizione tra municipi, questa nell'idea, tra quartieri del municipio, e quindi tra quartieri del municipio. Esatto, è una cosa molto carina. E niente, noi quest'anno ci siamo attivati e il 9 festeggeremo il carnevale in piazza, e non solo in piazza ma per le vie del quartiere, per cui ci sarà un carro allestito che farà il giro del nostro quartiere, poi ritornerà in piazza dove ci saranno allestiti un mini Luna Park. E con annesse, frittelle e vari gadget sia per adulti che per bambini, perché poi ci saranno degli artisti di arte circense che insomma in realtà quella di carnevale a Muggiano è la tradizione, sì, è da qualche anno che si festeggia, è il primo anno che lo organizziamo noi e l'organizzatore precedente ci ha lasciato lo scettro perché quest'anno era impegnato in un'altra attività e niente, quindi noi ci siamo attivati per non perdere questa tradizione che è molto sentita dai nostri residenti. Perché parliamo di Muggiano, per il carnevale a Muggiano? Perché Muggiano comunque è un quartiere, è un borgo abbastanza particolare, perché sì, è uno di quei pochi borghi al Garda tangenziale, no? Eh, noi sì, abbiamo questa tangenziale che mette Pontelambro, che è un altro che al di là. Esatto. Ma pochi altri ce ne sono. Sì. È riconoscibilissimo sulla cartina di Milano. Assolutamente. C'è un voi non ce l'avete. Poi non è trovabile sulla cartina di esatto, ATM, questa dice esatto, lunga. Però noi stiamo lavorando perché invece diventeremo parte di ATM, no, nel senso siamo già diventati col capolinea della 63, quindi abbiamo costretti a prenderci in considerazione. Che ha una storia, c'è molto di periferie, altro che periferie verrebbe da dire quando si parla di Muggiano, sì, cioè che spesso vuol dire voi appunto siete stati un po' lasciati veramente oltre la cortina della tangenziale, siamo un po' dimenticati, quindi. Però ormai da quanti anni è che c'è il comitato? Il comitato ha fatto un anno a gennaio, quindi non tantissimo, però insomma le sue vittorie l'ha già fatta, esatto, a casa, no? Abbiamo portato a casa una serie di cose, abbiamo fatto la prima assemblea coi soci dove insomma mentre la preparavamo ci siamo resi conto, perché mentre fai le cose non te ne rendi tanto conto, ma una volta che le ho messe per iscritto ho detto abbiamo fatto così tante cose, abbiamo fatto il capolinea della 63, abbiamo un campo da calcetto come ce ne sono pochi in altri quartieri, è stato diciamo la prima battaglia che abbiamo affrontato, nel senso che è stato poi battaglia nel senso che era un progetto dell'assessore Maran e noi solo abbiamo preteso di collaborare con lui e trovare un posto idoneo. Abbiamo insomma ottenuto il capolinea della 63, per noi la battaglia più grande, perché eravamo davvero divisi dal resto della città, perché da noi il pullman passava ma non faceva capolinea, lo faceva il quartiere successivo, quindi io salivo, facevo capolinea e poi andavo a Bisceglie. Adesso insomma c'è un guadagno di tempo non indifferente per tutti i cittadini. Non tutti sono stati così sensibili, diciamo, come o hanno raccolto la vostra
Come ti era? Perché so che invece sul car sharing c'è qualche problema. Sul car sharing diciamo che ce lo stiamo mettendo come battaglia per il 2019. In realtà, parlando con l'assessore Granelli, che malgrado tutto ci vuole, ci ascolta ancora, perché è veramente sul capolinea della 63, lo abbiamo tormentato e siamo bravissimi a fare questo. E, sul car sharing c'era l'ipotesi di poter fare delle aree di sosta, quindi non tutto. Non tutto il quartiere, ma un'area dove si possa fare la sosta. È ovvio che ci va una mediazione del comune, perché sono aziende private, non è facile. È molto facile. Interessante Muggiano, anche perché è uno dei borghi forse più antichi di Milano. Sì. Ricordiamo, insomma, veramente una storia quasi quasi millenaria. Esatto. È poi uno dei quartieri invece con l'età media più bassa, assolutamente, del comune di Milano. È uno dei quartieri più giovani di Milano. Esatto, sì, ha avuto un'evoluzione negli ultimi 15 anni, quindi è un quartiere, per questo sola, ritorniamo alla tua domanda, perché festeggiare il carnevale, perché è un quartiere giovane, un quartiere popolato, un quartiere con tantissimi bambini, con tantissimi ragazzi, e quindi il carnevale è vero che è anche degli adulti, ma è principalmente dei bambini, e quindi insomma noi seguiamo quello che è l'attitudine del nostro quartiere, che è un quartiere molto giovane e molto è frequentato da molti bambini, insomma, per cui ecco. Allora ricordaci bene già qual è il programma della giornata, nel senso che del giorno di sabato, sabato 9, sì. Allora il concentramento sarà alle 15:30 presso la piazza centrale di Muggiano, che per ora si chiama via Mosca 180. E quindi ci sarà lì il concentramento, e poi partiremo per le vie del quartiere con un carro che farà il giro di tutte le vie del quartiere con musica, ovviamente coriandoli, stelle filanti, e ritorneremo in piazza dove sarà allestito un mini Luna Park, frittelle e quanto ci si aspetti dal carnevale, quindi un mini... Ecco, hai detto appunto partenza dalla piazza principale di Muggiano, che è via Mosca 180. A breve finalmente potremmo invece dire piazza. Sì, potremmo dire piazza. Stiamo lavorando col comune di Milano perché la piazza venga intitolata. Io credo che possiamo anche dire già, perché abbiamo avuto l'ok dal comune di Milano, sarà una piazza intitolata a due personalità che hanno lottato sono morte per mano della mafia e hanno lottato a fianco con degli uomini che lottavano contro la mafia, sono Francesca Morvillo e Emanuela Loi. Francesca Morvillo, moglie del magistrato Falcone, e Emanuela Loi, la prima donna poliziotta uccisa e prima donna della scorta del magistrato Borsellino. Quindi direi che è un forte messaggio per quanto riguarda la legalità, in quanto sia importante la legalità, soprattutto in un quartiere di periferia. Quando parliamo di periferie, insomma, sono spesso dimenticate, spesso frutto del... cioè, più facilmente attaccabili dalla criminalità o comunque dall'illegalità. È quello che noi stiamo lavorando perché non succeda nel nostro quartiere. Quindi è simbolico, ma anche diventa quindi a un certo punto, diciamo, anche che alziamo l'attenzione su questo tema, che è per noi molto importante, per cui insomma. E poi avevamo una piazza che, cioè, non aveva un nome, ci sembrava insomma. Tra mezzo, ciò che poi dopo, insomma, non sarà solo dare un nome a questa piazza, ma c'è anche l'idea appunto di fare di più, cioè anzi questa idea di legalità proprio esporla in un certo senso. Esatto, sì sì, ci sarà poi ovviamente un monumento dedicato a queste due donne, perché il sottotitolo della piazza sarà Donne vittime della mafia, ce ne sarebbero state tante altre, loro sono simbolicamente le prime, le due più importanti, e quindi ci sarà un monumento dedicato alla legalità e a queste due donne, e un murales che ci ricorderà, che è un murales all'ingresso del quartiere, che ci ricorderà sempre quanto sia importante la legalità e quanto sia non debba passare di moda, ecco. No, un anno di comitato, tante le cose che avete fatto, abbiamo devo fatto dire. Tante cose, abbiamo istituito una cosa importantissima che è lo spazio compiti,
spazio studio, è iniziato come spazio compiti, poi ci siamo resi conto che era importante anche per studiare, che raccoglie tutti i ragazzi della scuola elementare media e che è un autoaiuto allo studio. Ci sono sì due ragazze che supervisionano, ma non sono due insegnanti, sono due supervisori, quindi i ragazzi si aiutano tra di loro. Molto spesso a me capita di arrivare così nel pomeriggio e ci sono i ragazzi delle medie che aiutano i ragazzi dell'elementare. Io credo che questo proprio sia importantissimo per noi perché dà il senso del mutuo aiuto e l'importanza di aiutarsi a vicenda, che è un po' quello che è no, la nostra mission. Il carnevale, insomma, rientra appunto in una delle tante attività che voi fate durante l'anno. Come è stato strutturato questo carnevale? Grazie anche all'apporto di chi? Insomma, Allora sì, siete ci sarà, ci molto. aiuterà la parrocchia del nostro quartiere, che è la parrocchia di Santa Marcellina. Don Paolo ha accolto con entusiasmo la nostra proposta di questo carnevale, di questa sfilata. Loro contribuiranno facendo le frittelle che non possono mai mancare a carnevale, assolutamente. E poi vabbè, un ringraziamento va all'assessore Ghilardi del Municipio 7, che accoglie sempre con entusiasmo tutto quello che le proponiamo, e quindi la dobbiamo sempre ringraziare perché è davvero molto propositiva e ci segue sempre nei meandri della burocrazia e dell'organizzazione degli eventi, per cui è stato un supporto molto importante per noi, quindi insomma è un'unione di forze, come So piace a che noi. avete appena fatto, mi dicevi appunto, la La riunione dei prima soci per la assemblea. prima assemblea. Dei soci, cosa avete raccontato ai soci? Cosa hanno detto i soci poi? Siamo stati bravi ad amministrare, perché diciamo che la preoccupazione più grande quando crei un'associazione è come amministri i soldi, no? Perché io ti chiedo dei soldi per il tesseramento, ma poi come li utilizzi? E insomma, abbiamo dimostrato ai nostri soci che siamo stati bravi, più o meno quello che è entrato è rimasto nelle nostre casse, quindi siamo stati bravi e siamo anche stati bravi a chiedere, diciamo, a farci aiutare dove potevamo per organizzare gli eventi, tant'è che quasi tutti gli eventi che abbiamo organizzato li abbiamo fatti davvero quasi a costo zero, per cui insomma è stato. Credo che sull'amministrazione siamo stati bravi, è merito della nostra tesoriera a cui abbiamo tutti paura di chiedere se possiamo fare delle spese. Allora, mi dicono qua, sono nei commenti da casa, non so, spero di non creare incidenti diplomatici. Mi dicono che c'è un sondaggio aperto C'è un sul sondaggio nome sul del nome? carro. Sì. Ah, no, diciamo, non sapevo Ah, no, non lo questo. sapevamo neanche noi, però. No, sì, ho visto un messaggio mentre questa mattina correvo in giro. Ferdinando, Sì, cioè dice Ferdinando da casa sta dicendo sì, che è il che c'è un presidente del nostro sondaggio. comitato, Ah, che se magari ok. me lo Che c'è un sondaggio sul nome del carro. Esatto, e Cioè, ognuno quindi. può porre È il proprio. nome Ma del il carro, tema si sì. sa? Allora, diciamo che il tema iniziale proposto dall'assessore Ghilardi era i popoli, poi in realtà abbiamo seguito quello che era il tema della parrocchia ed è Leonardo da Vinci, perché quest'anno tutte le parrocchie del Comune di Milano seguiranno questo tema. 500 anni. Esatto, e quindi abbiamo seguito questo, per cui diciamo che non eravamo strutturati per seguire l'input dei popoli, probabilmente verrà il prossimo anno, e quindi sì, il tema è Leonardo da Vinci, tant'è che nella locandina Però non ha ancora lo un nome richiamo, il. non ha ancora un nome, un carro, ma stamattina mi ha Hai fatto. qualche idea No, io tu? non ho, No, non non è ancora. mai arrivato proprio così. Nessun incidente diplomatico, ma mi avete messo in difficoltà, insomma. Presidente, E faccia, cioè, no, mi mi fa mettere in metta difficoltà. la Rinaldi così in difficoltà che insomma poi se no qua. Esatto. Cioè, va Se poi troppo veloce. sciopera Rinaldi siamo fregati qua, Esatto, insomma, abbiamo che. Ricordiamo bene però appunto il carro con il nome che verrà scelto, spero in breve tempo perché insomma esatto. Eh sì, sabato manca diretto poco tempo, l'arco. infatti. Partirà a che ora, da dove, che giro farà? Allora, il carro partirà alle 16, diciamo non può partire esattamente dalla piazza per problemi logistici, partirà dal retro della piazza, farà il giro, Muggiano non ha moltissime vie, quindi toccherà più o meno tutte le vie di Muggiano e quelle dove è possibile farlo passare, perché poi in realtà non sarà una, cioè insomma anche per dimensioni.
e toccherà più o meno tutte le vie abitate del quartiere. C'era forse una cartina sulla nostra pagina e niente, per cui durerà un'oretta all'incirca la sfilata, dopodiché ci si ritroverà in Perché poi non si piazza. finisce lì, si va avanti questa giornata, Esatto, no? sì, poi in piazza ci sarà musica, artisti di strada, mangiafuoco, clownerie e quant'altro. Cioè, la domanda principale poi che viene sempre quando insomma abbiamo qui comitati è perché? Insomma, perché fare tutto Ti questo? potrei dare il numero delle nostre famiglie. Che immagino appunto sia tempo Esatto, sottratto ai propri affetti, alle proprie passioni. sì, in parte, però io credo anche che sia poi una questione educativa. Io ho un bambino piccolo, quindi educare al senso civico è uno dei regali più grandi che posso fare a mio figlio, quindi sono molto diretta in questo. Perché? Perché se pensiamo sempre che lo faccia qualcun altro, non lo fa mai nessuno. E quindi se ci aspettiamo che qualcuno organizzi al nostro posto, si muova al nostro posto, non lo facciamo. E quindi perché bisogna metterci la faccia in prima persona e bisogna dire: c'è da fare questa cosa? Facciamola. Ho le competenze, non le ho, qualcuno le ha più di me. Avere sempre l'umiltà di cercare qualcuno che abbia competenze più di te e poi scoprire che magari tu ne hai e non sapevi di averle. Ah, Quindi, insomma, che cosa hai scoperto di avere che non sai ho scoperto pensare, ad esempio, di questo saper anno di comitato? quest'anno di comitato ho scoperto di essere una burocrate, che è questo di cui mi occupo, quindi saper scrivere, di saper, non lo faccio per lavoro, quindi insomma mi sono scoperta anche un po' così capace di, al primo comunicato stampa ho detto: ma vabbè, vediamo che cosa viene fuori. In effetti, insomma, poi inizi con uno, poi impari e fai anche gli altri, per cui insomma impari poi giorno per giorno, impari a muoverti nella burocrazia milanese, non solo milanese, nella burocrazia in generale. Questa è una grande lezione. Qual è la cosa di cui non tu personalmente, ma il comitato va più fiero di questo anno di lavoro? Beh, sicuramente l'avere imparato a comunicare con la pubblica amministrazione, perché abbiamo speso tanto tempo a capire come ci si muoveva. La È 63. interessante questo, diciamo, nel senso, perché spesso i comitati nascono dai no, spesso volentieri, no? Sì, i comitati sono, ti facciano mai i Esatto. comitati no qualcosa, no qualcos'altro, che quindi vanno subito In in conflitto conflitto. con le amministrazioni, anzi, manco ci vogliono parlare, andiamo, Esatto. incateniamoci, blocchiamo. No, i comitati spesso nascono così. E invece No, no, no. voi no, avete proprio tutto un altro No, no, approccio. no, l'approccio nostro è quello veramente di andare a coadiuvare perché io dalle parti politiche mi sono spesso sentita dire: vi ringraziamo perché voi ci alleggerite il lavoro, perché insomma stare sul pezzo di quello che succede nei quartieri è difficile quando ti amministri una città grande come Milano. E quindi, perché noi ci interfacciamo poi con la provincia dove è più facile prendere decisioni, no? I sindaci dei paesi confinanti sono comuni più piccoli, è più facile prendere una Ah, decisione. questo è un tema. Hai toccato un tema molto caro al nostro Walter Cherubini, la consulta periferia di Milano, che dice sempre Esatto. la sfortuna a volte di essere appunto un quartiere periferico e di avere vicino magari invece il Un comune di comune. Cesano, nel vostro caso, Esatto. Sette Milanese, d'altra parte, che invece per qualsiasi decisione non deve fare nient'altro che parlare con il proprio referente, il proprio sindaco, Esatto. che decide sì o no, ma si fa velocemente. Esatto, e quindi è sempre Voi preso avete come esempio e un molti po' di step invece prima di esatto. E arrivare a quindi Palazzo muoverci è Marino. sempre più complicato. Quindi abbiamo sicuramente fatto questo, imparato a muoverci. Abbiamo sicuramente portato a casa il capolinea della 63, che al netto delle polemiche che sono sorte, è un grandissimo vantaggio per tutti i cittadini Perché le del polemiche? Cosa è quartiere. successo? No, vabbè, ci sono state Non va polemiche, bene, no, sì, vabbè, dico ma sai che non è che puoi bene. Ah, accontentare ok. tutti. Credo che i politici in questi siano bravissimi, non puoi piacere a tutti, ce lo insegnano tutti i giorni. Non... So che tenevano il motore acceso, adesso mi è venuta in Bravissimo, mente poi questa cosa, dai. esatto, Tenevano il bravissimo, motore quindi acceso durante, avevo letto ci qualcosa. segui, Però ho pensato che faceva ma... abbastanza freddo magari sull'auto, poveri Però conducenti ATM. Già li mandate fino a insomma... Muggiano, cioè. Esatto, in periferia devono arrivare fino a là. Ne abbiamo promesso, abbiamo messo anche un Vespasiano così. Avete E però promesso infatti, bagno e no, tutto. vabbè, però questo sicuramente è stato il più grande successo. L'intitolazione alla piazza è un altro grande successo. Abbiamo fatto la prima sagra del riso che dà un'identità al nostro La saga quartiere. del riso.
abbiamo fatto a ottobre, la rifaremo quest'anno e dà una grossa identità al nostro quartiere, perché il nostro è Parco Agricolo Sud, ci sono tantissimi nostri cittadini che coltivano riso e quindi il riso è un bene prezioso per il nostro quartiere e lo valorizziamo con una sagra che insomma è nata l'anno scorso, quindi in maniera un po' più ridotta. Quest'anno ci stiamo iniziando a lavorare adesso per settembre-ottobre, quindi speriamo diventi più strutturata. E poi tante altre cose, ripeto, lo spazio studio, vari corsi all'interno del nostro comitato, un'attenzione ai cittadini, la risoluzione di varie problematiche, insomma ci siamo portati a casa una serie di competenze e capacità di andare a toccare i giusti canali per poter arrivare poi al risultato che è quello di trovare una soluzione alla problematica del quartiere. Perfetto, allora Giada, siamo in chiusura, ricordaci appunto, allora in chiusura il momento clou sarà appunto sabato di questo carnevale di Muggiano, raccontaci, ricordaci un po' appunto le coordinate, gli orari, tutto quello che dobbiamo sapere. Ok, allora partirà, il concentramento sarà alle 15.30 nella piazza centrale di Muggiano, e il carro partirà intorno alle 16 per poi toccare tutte le vie del quartiere, direi che durerà un'oretta abbondante e poi ci si ritroverà in piazza dove sarà allestito un mini Luna Park con frittelle, con clown di strada, mangiafuoco, insomma tutto quello che può piacere sia a piccoli che a grandi. Perfetto, va bene, allora io davvero ti ringrazio tantissimo già di essere qui con noi, di averci raccontato per l'ennesima volta qualcosa di bello che avviene nelle nostre periferie, che è sempre davvero una bella storia da raccontare, e soprattutto poi un bel momento venire poi a trovarvi sabato al carnevale di Muggiano. Grazie mille davvero, Giada Rinaldi, comitato quartiere Muggiano, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui alle 12.30 in diretta con Good Morning Milano. Domani è martedì, si parla di periferie con la consulta Periferie Milano appunto, e vedremo appunto il buon Walter Cherubini dove ci porterà domani. Grazie mille, arrivederci, a presto.